Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar L'autorizzazione unica ambientale, il terzo evento online del programma Dalla sospensione alla ripresa, un programma di informazione, formazione, affiancamento a distanza alle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo l'emergenza sanitaria. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi do il benvenuto, come do il benvenuto anche ai relatori di oggi, che sono Giuseppina Russa e Massimo Pugioni, esperti di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar in materia di semplificazione amministrativa, come dicevo poco fa, è il terzo incontro online del programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza alle amministrazioni sulla ripresa dopo questo periodo di emergenza sanitaria ed è un'attività che fa parte del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto che Formez PA realizza su mandato del Dipartimento della funzione pubblica. Come è composto questo nostro programma? Questo programma che si rivolge a tutte le amministrazioni coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa e cerca di dare, ha come obiettivo di fornire strumenti utili per dare risposte tempestive alle imprese che riaprono o che stanno riavviando la loro attività ex novo. Quali sono le tematiche che trattiamo in questo programma? Conferenza di servizi semplificati, che è stata una tematica già trattata precedentemente nella prima tematica che ha aperto questo programma, silenzio assenso che finirà nei prossimi giorni, che si concluderà nei prossimi giorni, autorizzazione unica ambientale che appunto inizia oggi con il webinar introduttivo e poi il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Come è strutturato questo nostro programma dalla sospensione alla ripresa? C'è un webinar introduttivo come quello di oggi, poi si creerà un gruppo di lavoro interattivo per l'approfondimento di casi concreti e infine ci sarà un webinar finale, nel quale verranno approfonditi i risultati del gruppo di lavoro. Per poter partecipare a questo gruppo di lavoro, che è la novità del nostro programma, occorre inviare una mail a polsemplificazione@formez.it con oggetto gruppo di lavoro AWA e nel testo della mail inserire il proprio nome e cognome, l'ente di appartenenza, il ruolo e la proposta di lavoro. In questo caso vi chiedo di essere veramente molto dettagliati sul caso che volete proporre ai nostri esperti, nel quale appunto verrà poi portata avanti questa discussione, e dovete inviare il tutto entro il 12 giugno 2020 alle ore 12. Poi questa slide la rimanderò anche alla fine del webinar in modo tale che avete chiaro i tempi di scadenza. Vediamo gli appuntamenti, dunque quello di oggi, l'8 giugno. Il 18 giugno si riuniranno il gruppo di lavoro, dunque coloro che vorranno di voi vorranno partecipare il 18 giugno dalle 10 alle 11:30 e per finire il webinar conclusivo ci sarà il 2 luglio dalle 10 alle 11:30. Nel nostro progetto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, fino al dicembre 2019 abbiamo svolto moltissime attività di formazione in presenza a distanza, che hanno coinvolto ben 18.000 partecipanti e più di 1.800 amministrazioni. Si sono costituiti 7 centri di competenza regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ci sono stati affiancamento e consulenza in presenza e a distanza. Si sono svolte 12 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione e per finire è nata la rete Italia Semplice, un centro per mettere a disposizione le competenze, una comunità di pratica per mettere a disposizione le competenze e parlare di tutto quello che riguarda le procedure di semplificazione. Andiamo poi velocemente alle tematiche che sono state trattate nei webinar e seminari che sono andati dalla conferenza dei servizi per passare all'edilizia, alla digitalizzazione, alla semplificazione per le imprese certificate, SUAP e SUE, Covid-19 e il ruolo del SUAP. Queste sono state alcune delle tematiche che sono state trattate in tutti i nostri eventi e seminari. Per poter avere così un elenco e poi tutto il materiale che abbiamo raccolto, potete andare sul nodo Eventi PA 17455 e lì troverete tutti i nostri seminari e i nostri webinar. Cliccare su quello di vostro interesse.
vi rimanda alla pagina di eventi IPA e da lì potete scaricare tutte le vostre le nostre slide e le registrazioni. Ricordo solamente ancora che questo nuovo progetto di semplificazione per la ripresa, questa nuova nostra, dopo la ripresa di queste attività economiche, dopo l'attenuarsi di questa emergenza, cosa fa? Non fa altro che dobbiamo proprio con la semplificazione, è la nostra arma per poter aiutare la ripresa economica e attuare tempestivamente la semplificazione delle procedure autorizzatorie. Dunque le amministrazioni andranno supportate soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle conferenze di servizi semplificate, l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante e magari un aumento dei controlli ex post. E a tal riguardo vi ricordo anche di poter leggere, troverete anche nelle nostre risorse, nelle pagine di eventi PA, dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione, responsabilità, controlli e tempestività. Tutto questo per supportare le amministrazioni in questo momento così, così delicato. Andiamo al nostro incontro di oggi, al nostro evento che coinvolge maggiormente il personale che si occupa del rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa e a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche trattate. Dopo l'accoglienza ci sarà l'intervento di Giuseppina Russo e poi di Massimo Puggioni per lasciare poi spazio alle vostre domande. La dottoressa Russo ci parlerà dei risultati dell'indagine sull'attuazione dell'autorizzazione unica ambientale, Massimo Puggioni ci parlerà della conferenza di servizi nel procedimento AWA. Ricordo appunto di scrivere tutte le vostre domande nella chat, dove troverete anche tutto il mio supporto e tutte le informazioni utili, dunque tranquillamente utilizzate questo strumento come fate sempre. Ricordo che tutto quanto, la registrazione, le slide e le risposte alle vostre domande, quelle che non si farà in tempo a dare subito una risposta durante l'aula, le troverete nel nodo di eventi PA 220091. A questo punto, prima di darvi il buon lavoro, vi ricordo che l'attestato di iscrizione verrà rilasciato solamente nei prossimi giorni e dopo che saranno studiati i log della piattaforma, e solo a coloro che risultano iscritti all'evento e che partecipano per almeno il 20% del tempo. Detto questo, non mi resta che augurare buon proseguimento e lasciare la parola a Giuseppina Russo. Prego. Eccomi. Aspettiamo un attimo che si caricano le slide. Allora, intanto buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato questo terzo ciclo dedicando completamente l'oggetto di studio, appunto, l'autorizzazione unica ambientale. Prima dell'intervento del dottor Puggioni, che scenderà soprattutto nel merito del procedimento, io voglio darvi conto soprattutto di quelli che sono stati i risultati di un'indagine che è stata svolta nel 2019 e che ha avuto appunto ad oggetto il monitoraggio dell'autorizzazione unica ambientale. Il monitoraggio è previsto dall'articolo 9 del DPR 59 del 2013 e prevede proprio una serie di monitoraggi che devono essere fatti anche a livello annuale, che in via generale devono valutare praticamente il numero delle istanze che sono presentate ai SUAP, i tempi di rilascio del provvedimento di AWA da parte del SUAP, i tempi necessari per l'istruttoria e anche i tempi per la gestione delle conferenze di servizi. L'attività di monitoraggio è prevista anche tra le azioni dell'agenda della semplificazione, dove praticamente si cerca di affiancare appunto le amministrazioni nella gestione proprio pratica delle riforme di semplificazione e valutare se ci sono praticamente le situazioni critiche e quindi suggerire eventuali correttivi. L'indagine praticamente è stata svolta attraverso la predisposizione di un questionario che era composto praticamente di 16 domande, 12 di natura quantitativa e 4 più di natura qualitativa. Proprio perché al di là di quelli che sono i numeri abbiamo cercato di comprendere proprio le criticità proprio insite nella gestione del procedimento e anche se ci sono delle criticità nella norma stessa e sentire anche i suggerimenti da parte delle amministrazioni che poi si occupano proprio della gestione del procedimento AWA.
I questionari sono stati inviati insieme ad una lettera del Dipartimento della Funzione Pubblica a tutte le autorità competenti presenti sul territorio nazionale. Poi è stata fatta, diciamo, in alcuni casi un'intervista in presenza, in alcuni altri casi l'intervista telefonica. Comunque tutti i referenti sono stati contattati telefonicamente per, appunto, come dire, accompagnarli nella risposta al questionario. E questi questionari poi sono stati inviati praticamente ad una mail del Formez. È stata avviata come dire, l'analisi di tutti quanti i dati. I dati diciamo, sono stati analizzati prima, diciamo, come aggregazione nazionale, e poi si è ritenuto di fare anche una valutazione regionale perché, come si sa, diciamo, l'assetto delle competenze in materia di AVA, ma anche per quanto riguarda, diciamo, proprio, i procedimenti che impattano, diciamo, che riguardano la materia ambientale, sono diversificate sul territorio. Ci sono casi in cui, diciamo, buona parte dei procedimenti che ricadono, dei titoli abilitativi ricompresi nell'AVA, sono in capo alle province, che sono anche designate come autorità competenti, quindi, diciamo, la provincia diventa autorità competente e soggetto competente. Mentre ci sono casi in cui, diciamo, i titoli abilitativi sono in capo a diversi enti, quindi il numero degli enti che deve praticamente partecipare per il rilascio del titolo finale è sicuramente molto più, diciamo, ci sono più amministrazioni. E quindi proprio per questo motivo abbiamo fatto anche una valutazione poi di tipo regionale. Le domande sono, diciamo, 16, 12 di natura quantitativa, che appunto riguardavano proprio la tempistica vera e propria, e poi 4 di natura qualitativa. Queste di natura qualitativa volevano raccogliere informazioni in merito alle criticità riscontrate nella modalità di gestione delle conferenze di servizi e nella gestione del procedimento stesso, le eventuali, appunto, problematiche interpretative della norma, le modalità di risoluzione adottate dalle regioni, e poi anche, diciamo, specifiche semplificazioni e suggerimenti dettati diciamo, dai referenti delle amministrazioni intervistate. Come vi dicevo prima, sul territorio nazionale sono presenti 90 amministrazioni, autorità competenti. È stata esclusa la provincia di Trento, perché la provincia di Trento ha un provvedimento, diciamo, particolare, che è molto più ampio, perché oltre all'AVA, si chiama autorizzazione unica territoriale, oltre all'AVA comprende anche una serie di altri, diciamo, provvedimenti che riguardano la tutela del paesaggio, che riguardano per esempio la VIN, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 208 del codice dell'ambiente. Quindi, appunto, è molto più vasta, e quindi si è ritenuto di escluderla dalla valutazione. Sono 90 le amministrazioni perché, diciamo, in alcuni casi la competenza al rilascio dell'AVA è in capo alla provincia, della maggior parte dei casi, perché anche il DPR 59 individua la provincia, ma lascia alle regioni la possibilità di poter individuare diciamo, una diversa autorità competente, e in 5 casi, appunto, la competenza è in capo alle regioni. Per quanto riguarda, diciamo, l'Emilia-Romagna, è un caso particolare, perché l'Emilia-Romagna praticamente, diciamo, la regione ha lasciato, diciamo, in capo all'ARPA, alle strutture provinciali dell'ARPA, la competenza rilascio praticamente del titolo AVA. Nel dettaglio di dati quantitativi li sorvolerò, perché lascerò la possibilità, diciamo, anche al dottor Puggioni di entrare più nel merito del procedimento. Comunque, ecco, vi ho messo una tabella in cui si sono stati individuati praticamente i numeri dei procedimenti rilasciati e il livello di partecipazione. Come vedete, gli anni di riferimento dell'indagine sono a partire da luglio 2016, il 2017 e il 2018. Perché da luglio 2016? Perché nel luglio 2016 è intervenuta la modifica, diciamo, della conferenza di servizi a norma del decreto legislativo 127 del 2016, che ha modificato completamente gli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 90, quindi riscrivendo completamente, diciamo, la conferenza di servizi. Non solo, ma è intervenuta anche nelle, diciamo, alcune norme di settore, e nello specifico, per esempio, nel caso di AWA, diciamo, ha, come dire, tolta quella facoltà che prima veniva rilasciata
affidata al responsabile di procedimento di decidere appunto se ricorrere o meno all'AVA, ma alla conferenza di servizi, ma ha appunto imposto che la conferenza di servizi si applica nei casi previsti dalla legge 241 del 90, quindi non è più una semplice facoltà. Non solo, ma ha anche eliminata la possibilità praticamente di trasmettere un parere, diciamo, di trasmettere un parere positivo senza partecipare alla conferenza di servizi. Questo, come sapete, con la modifica appunto della disciplina della conferenza di servizi in presenza, diciamo, nel caso della conferenza in presenza, le amministrazioni sono tenute a partecipare attraverso un rappresentante unico, quindi non ci può essere trasmissione di pareri. Diciamo, se non vi è rappresentante unico, oppure durante la conferenza di servizi contestuale non esprime il proprio parere, vale il silenzio assenso anche in caso praticamente della, diciamo, di conferenza in presenza. Rispetto ai tempi dell'istruttoria, questa è, diciamo, sorvolerò, vi lascerò tutte quante le slide, sia per quanto riguarda l'istruttoria, sia per quanto riguarda i tempi relativi alla conferenza di servizi, abbiamo avuto chiaramente delle risposte molto disomogenee. Questo è dovuto soprattutto al fatto che non tutti hanno lo stesso sistema di monitoraggio e diciamo, della tempistica. E in alcuni casi, diciamo, i sistemi di monitoraggio sono piuttosto approfonditi perché scandiscono proprio tutti i tempi della procedura. In alcuni casi invece, diciamo, viene soltanto, come dire, menzionato il tempo per il rilascio diciamo, del provvedimento finale, quindi non c'è la singola scansione temporale. Per cui qui abbiamo fatto un po' un'analisi, un po' tenuto conto di quelle che erano, diciamo, le risposte più significative. E poi anche perché molte amministrazioni hanno risposto, per esempio, che riguarda i tempi per l'adozione del provvedimento di AVA da parte dell'autorità competente, hanno soltanto segnalato i tempi lordi, o per esempio altre amministrazioni hanno come dire, indicato che dei tempi lordi hanno tolto per esempio 30 o in alcuni casi 60 giorni proprio nel caso, ecco, di proroga di integrazione, diciamo, di richiesta di integrazione documentale. Alcuni, per esempio, amministrazioni hanno indicato che generalmente i tempi vengono appunto rispettati e devo dire che dall'analisi poi di tutti quanti i dati è emerso che sicuramente nel 2018 i dati sono positivi, cioè i tempi vengono maggiormente rispettati rispetto, ecco, al 2016 e al 2017. Le amministrazioni e le province soprattutto hanno indicato, diciamo, una fase di crisi anche per le province stesse proprio a seguito, diciamo, di quella, diciamo, della mancata attuazione della riforma Delrio che chiaramente aveva portato ad un impoverimento delle province. In alcuni casi si è vista la riduzione del personale del 50%. E quindi questo ha comportato ritardo notevole, diciamo, nell'espletamento di tutte le procedure, diciamo, a loro carico e quindi anche appunto dell'AVA. Quindi, come dire, insomma, in alcuni casi, qui vi ho riportato appunto alcune indicazioni che hanno dato le autorità competenti, però possiamo dire che in 5 regioni i procedimenti sono conclusi tutti nei tempi previsti dalla norma e nelle restanti altre regioni vi è un numero di procedimenti conclusi maggiore rispetto a quelli che vengono conclusi oltre i termini. Un altro aspetto molto importante è riguardato l'analisi dei tempi medi di inoltre dell'istanza dal SUAP all'autorità competente. Qui, come vedete, diciamo, l'inoltro viene fatto entro 3 giorni, tra i 3 e 7 giorni, oltre i 7 giorni. Abbiamo ancora un 45% di amministrazioni che hanno dichiarato praticamente che l'istanza viene trasmessa oltre i 7 giorni. Questo poi lo vedremo anche nelle criticità, diciamo, quelle di natura qualitativa, in cui sono state appunto indicate anche le motivazioni. E questo sta a significare che, diciamo, vi è ancora, addirittura alcune amministrazioni, per esempio, hanno detto che l'inoltro dell'istanza dal SUAP all'autorità competente avviene anche dopo un mese. E molto spesso, per esempio, questo inoltro non viene fatto così come prevede la norma, che deve essere inoltrata sia all'autorità competente, ma anche ai soggetti competenti in materia ambientale.
Per quanto riguarda la gestione telematica, la gestione delle procedure, invece abbiamo un 40% che fa esclusivamente ricorso alla piattaforma telematica e qui sicuramente rientrano tutte quelle regioni che danno un supporto ai SUAP attraverso appunto un coordinamento regionale, quindi con delle piattaforme regionali appunto a disposizione dei SUAP territoriali, mentre vi è un 30% che ha dichiarato che si utilizzano entrambe, anche se si sta sempre più orientando verso diciamo, l'utilizzo appunto di strumenti diciamo, telematici, di piattaforme telematiche. Quindi quel 40% risulta essere diciamo, un po' più elevato perché solo all'inizio vi era ancora questa procedura mista, mentre adesso si tende sempre di più appunto all'utilizzo della telematica. Rispetto al numero delle diciamo alla tipologia di conferenze, chiaramente la conferenza decisoria è stata quella più diciamo quella più frequente e soltanto in alcuni casi diciamo è stata indicata quella istruttoria e questo succede soprattutto nei casi in cui praticamente vi è la coincidenza diciamo dell'autorità competente che diventa anche soggetto competente in materia ambientale per il rilascio di alcuni diciamo di quei titoli che sono ricompresi nell'articolo 3 del DPR 59 del 2013 e quindi in quel caso si fa un'istruttoria interna perché appunto diciamo non ricorre con la contestualità la pluri, diciamo come dire la presenza di più amministrazioni che una delle che devono rilasciare appunto un loro provvedimento che è proprio la situazione in cui diciamo la legge 241 del 90 impone il ricorso appunto alla conferenza di servizi. Rispetto alla tipologia di conferenza di servizi è stata praticamente diciamo dichiarato che il 63% ricorre a quella semplificata, mentre il 37% ricorre a quella in presenza. Quello che vi voglio dire è che in questo 37% vi sono state alcune amministrazioni che hanno dichiarato di ricorrere esclusivamente a quella in presenza. E questo chiaramente è un po' contro quello che prevede la norma, perché la disciplina della conferenza di servizi, soprattutto per quanto riguarda la tipologia di conferenza, diciamo, decisoria, prevede il ricorso sempre a quella semplificata, ad eccezione dei casi in cui, diciamo, di particolare complessità che vengono praticamente diciamo, ravvisati dal responsabile del procedimento, quindi analizzati diciamo, caso per caso dal responsabile del procedimento. Per esempio, ecco, l'unica disciplina di settore che impone il ricorso direttamente alla conferenza in presenza è soltanto la VIA. Oppure per il passaggio, diciamo, si può avere la conferenza in presenza quando, diciamo, non è andata a buon fine una conferenza, diciamo, semplificata perché, per esempio, sono stati emessi dei pareri che prevedono, diciamo, delle modifiche di natura sostanziale e quindi di conseguenza in quel caso si ritiene necessario un incontro contestuale e quindi praticamente ecco, si passa, quindi c'è il passaggio dalla conferenza appunto semplificata alla conferenza appunto in presenza. Rispetto ai tempi medi, anche qui abbiamo praticamente diciamo, una situazione più positiva, nel senso che ci sono 10 regioni che nella conferenza di servizi in modalità semplificata dichiarano di svolgere le conferenze secondo i termini previsti dalla norma, mentre in 5 regioni si superano abbondantemente questi termini e così anche come nella conferenza se di servizi in modalità simultanea, aggregando i dati regionali, abbiamo 8 regioni che svolgono le conferenze ai termini stabiliti dalla norma, mentre le 7 altre regioni superano abbondantemente questi termini. Prima di arrivare all'analisi dei dati qualitativi, che appunto erano diciamo, quattro domande, già ve l'ho detto prima, diciamo, che erano soprattutto, miravano soprattutto a vedere le criticità sia nella fase di adozione del provvedimento di AVA, sia nella fase poi della gestione della conferenza di servizi, voglio farvi soltanto diciamo, ecco, una breve introduzione. Perché? Perché chiaramente, come vi dicevo all'inizio, il monitoraggio è stato rivolto solo ed esclusivamente alle autorità competenti. Quindi noi che cosa sentiamo? Sentiamo la voce di quelle che sono state le autorità competenti e chiaramente le autorità competenti hanno denunciato una serie di criticità imputandole in particolar modo ai SUAP e ai soggetti competenti in materia ambientale. E soprattutto queste criticità stanno nella fase iniziale del procedimento e nella fase poi di rilascio del provvedimento di AVA, che ricordo, il rilascio del provvedimento è sempre e solo, diciamo, in capo al SUAP.
E devo dire anche che molte autorità competenti hanno, come dire, anche specificato che, diciamo, sul proprio territorio ci sono situazioni differenti di SUAP eccellente ed efficace, dove vi è in realtà una leale collaborazione, mentre ci sono stati dei casi di autorità competenti che hanno dichiarato che invece la situazione, diciamo, è piuttosto generalizzata, di questa mancanza di collaborazione e di rispetto della tempistica da parte dei SUAP e da parte dei soggetti competenti in materia ambientale. Quello che vi posso dire è che leggendo tutti quanti i questionari, quello che è emerso è che in linea generale nelle regioni dove ci sono stati dei coordinamenti provinciali oppure la regione hanno supportato le amministrazioni attraverso delle linee guida operative, attraverso, ecco, appunto degli atti normativi che hanno in qualche modo indicato una procedura univoca su tutto il territorio regionale, quindi li hanno supportati, o anche alcune amministrazioni, per esempio ci sono molte circolari che sono state emanate da autorità competenti, sicuramente la situazione diciamo, è meno grave rispetto a quelle situazioni, quelle regioni in cui diciamo, manca sia un coordinamento provinciale o addirittura ecco, le regioni non hanno emanato nessun diciamo, atto normativo finalizzato proprio ad indicare una guida operativa comune sul territorio regionale, quindi non hanno dato nessun supporto alle amministrazioni diciamo che rientrano appunto nella gestione del procedimento di AWA. E, per esempio, ecco, un caso di eccellenza che mi sento di segnalare è quello della regione Emilia-Romagna che, diciamo, oltre a quelle che sono state tutte le norme regionali, anche all'interno, diciamo, dell'ARPA, le SAC provinciali si sono praticamente, diciamo, hanno istituito un coordinamento provinciale, si incontrano periodicamente, mensilmente e cercano, ecco, appunto, di, come dire, di arrivare ad una conclusione comune, diciamo, risolvendo alcuni casi specifici e si danno quindi degli indirizzi operativi comuni nella risoluzione delle, diciamo, delle criticità, perché poi chiaramente il DPR 59 è una norma generale che dà le indicazioni, ma poi bisogna sempre scendere nel dettaglio poi dei singoli casi per capire, ecco, quelle le criticità vere e proprie che stanno nei singoli casi. Quali sono le criticità che sono state maggiormente segnalate? Innanzitutto, per esempio, quello che riguarda la prima fase proprio diciamo, del procedimento, sarebbe con la fase del controllo formale e della trasmissione degli atti e degli allegati dell'istanza. Molto spesso le autorità competenti hanno dichiarato che vi sono dei ritardi nella trasmissione da parte del SUAP del provvedimento, diciamo, di tutta l'istanza e si superano abbondantemente in alcuni casi più diciamo i 30 giorni e molto spesso praticamente diciamo non vi è assolutamente questa verifica formale e quindi vengono trasmesse alle autorità competenti anche delle pratiche che sono irricevibili, addirittura alcuni hanno dichiarato il 30% inammissibili, improcedibili e quindi in quel caso cosa succede? Succede che l'autorità competente deve fare un provvedimento, diciamo deve comunicare al SUAP l'irricevibilità della pratica, a sua volta il SUAP praticamente deve comunicare al gestore che ha presentato appunto l'istanza l'irricevibilità e quindi la richiesta di, come dire, di presentare una nuova pratica. Questo che cosa comporta? Che seppur non si scende nella, diciamo, nella tempistica del procedimento, comporta sicuramente una fase di ritardo a carico, diciamo, dell'imprenditore, perché significa dover, se sono stati spesi comunque dei tempi di attesa che non hanno portato all'adozione del provvedimento, ma l'imprenditore deve, il gestore deve ripresentare una nuova pratica. Un'altra criticità ricorrente è rispetto ai soggetti competenti in materia ambientale. Molto spesso questi soggetti competenti, anche quando si è chiusa, diciamo, la procedura, la formalità di richiesta di integrazione documentale, richiedono frequentemente ulteriori integrazioni quando si sta già nella fase decisoria praticamente dell'adozione del provvedimento e molto spesso, diciamo, soprattutto negli enti strumentali che fanno verifiche e controlli, vanno a fare delle, diciamo, le richieste non le fanno all'autorità competente, ma le fanno praticamente direttamente al gestore e quindi le autorità competenti molto spesso che cosa succede? Si ritrovano delle, diciamo, delle integrazioni che, di cui non erano appunto a conoscenza. Un altro passaggio molto importante che è stato segnalato come criticità ricorrente e frequente
e la fase di distinzione, traduzione e rilascio dell'AWA, quindi il ruolo del SUAP. Poi questo lo vediamo nel dettaglio e scorro velocemente sulle altre diciamo, criticità. E, per esempio, per quanto riguarda diciamo, gli ambiti che sono stati segnalati, che richiedono ulteriori chiarimenti e misure correttive, è l'ambito di applicazione, soprattutto nei casi, diciamo, di esclusione praticamente dell'AWA. Sono tutti quei casi in cui praticamente non è tanto, diciamo, di per sé, perché la norma è abbastanza chiara rispetto a quelli che sono l'ambito di applicazione, ma poi lo vedremo poi nel dettaglio con la slide, scendo più nel dettaglio. Per esempio, un'altra diciamo, criticità riguarda sulla gestione della fase dei controlli, del regime sanzionatorio e nel caso del silenzio assenso e la mancata espressione dei pareri, richiedono appunto di individuare per quali procedimenti sostituiti dall'AVO è possibile fare ricorso all'istituto del, diciamo, del silenzio assenso. Allora, per quanto riguarda, vi faccio solo diciamo una piccola parentesi rispetto a quella che è la gestione, diciamo, di tutta quella fase che avviene dopo il rilascio del provvedimento di AVA. È vero che il DPR 59 del 2013 descrive molto bene quella che è diciamo, tutto il procedimento di adozione e di rilascio del provvedimento di AVA, ma non entra nel merito per quanto riguarda tutto quello che è la fase dei controlli, delle diffide del sistema, diciamo, del regime sanzionatorio. Allora, qui c'è da dire che innanzitutto bisogna fare una premessa. Il DPR 59 del 2013 è una norma a carattere procedimentale che ha voluto praticamente, appunto, come dire, accorpare in un unico titolo quelli che erano, diciamo, titoli che prima venivano rilasciati separatamente. Essendo una norma a carattere di natura procedimentale, non è intervenuto assolutamente in quelle che sono le norme di settore, non ha cambiato nulla, non ha aggiunto altri presupposti o altre indicazioni di carattere ambientale. Le norme di settore rimangono sempre valide, per cui, diciamo, in questo senso qui, proprio per questa incertezza, si sono, come dire, venute a creare alcune prassi operative. C'è che la maggioranza delle regioni ritiene che, essendo il DPR 59 del 2013 una norma a carattere procedimentale e non sostanziale, non determina quindi un reale trasferimento di quelle che sono le competenze che riguardano i controlli, le diffide e le sanzioni. Tutti quei controlli, diffide e sanzioni sono competenze che restano sempre in capo comunque ai soggetti competenti in materia ambientale, che li svolgono così, che devono continuare a svolgere così come li svolgevano prima, praticamente diciamo, dell'introduzione del DPR, appunto, del procedimento di AVA. Andiamo un po' nella parte relativa, diciamo, alla verifica, alla prima fase di verifica, diciamo, formale della domanda. Allora, anche qui il DPR 59, diciamo, non descrive, non scinde la parte relativa alla verifica, diciamo, distingue le due fasi, la verifica formale e l'integrazione documentale. Queste due fasi molto spesso sono distinte, soprattutto in alcuni procedimenti ambientali che ritroviamo nel decreto legislativo 152 del 2006. Il DPR all'articolo 4,1 recita che l'istanza deve essere presentata praticamente telematicamente al SUAP, che diciamo, la inoltra immediatamente ai soggetti competenti in materia ambientale, all'autorità competente in materia ambientale, dopo aver fatto una verifica formale in accordo anche con l'autorità competente. Ora, questo inciso praticamente che la gira immediatamente all'autorità competente, ai soggetti competenti in materia ambientale, in molti casi è stato inteso proprio come una trasmissione delle istanze e degli allegati, così come arrivano direttamente appunto all'autorità competente. E questo è quello che vi dicevo prima, che cosa genera? Genera praticamente che molto spesso arrivano all'autorità competente una serie di, come dire, di pratiche che sono irricevibili. Chiaramente nel tempo, diciamo, le regioni che cosa, si sono organizzate, in alcuni casi le linee guida regionali o gli atti normativi appunto elaborati dalle regioni hanno definito come deve essere fatta questa verifica formale. E per esempio, ecco, anche diciamo, delle linee guida operative se le sono presenti anche in alcune circolari emanate dalle autorità competenti. Qui a titolo semplificativo vi
qui ho messo soltanto il caso appunto della delibera della Regione Toscana che precisa proprio nel dettaglio come deve essere fatta la verifica formale. Innanzitutto precisa che la verifica formale deve essere fatta entro 3 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del gestore dell'istanza appunto al SUAP. E il SUAP praticamente una volta ricevuta l'istanza, prima dell'inoltro alla regione, perché l'autorità competente è la regione, deve effettuare i seguenti controlli: l'utilizzo della modulistica, quindi della modulistica regionale, la combinazione della modulistica in tutte quante le sue parti necessarie, l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, la presenza di tutti gli allegati, e la completezza degli allegati e l'apposizione della firma digitale. Per ognuna di queste voci, nella delibera, è stata anche posta una checklist per la verifica formale da parte del SUAP, e quindi spuntando la presenza di tutte quante queste, le voci appunto che servono per verificare che, la completezza di cui alle lettere A, B, C, D, E. E quindi questo spunto che cosa aiuta, il SUAP a verificare che nel caso in cui per esempio vi è qualche elemento mancante, si valuta appunto in accordo poi con l'autorità competente se quell'elemento mancante per esempio può far parte di un'integrazione documentale. E quindi in questo caso all'autorità competente arrivano delle pratiche che possono essere da subito appunto istruite. Riguardo all'ambito di applicazione, bisogna, quello che vi accennavo prima. Allora, innanzitutto è avvenuto subito dopo il DPR 59 del 2013, una circolare del Ministero dell'Ambiente nel novembre 2013, che ha chiarito alcuni dubbi interpretativi. Prima di tutto, noi sappiamo che è stato chiarito che l'AUA si applica a tutte quelle imprese i cui impianti non sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a prescindere da quella che è la dimensione appunto dell'impresa. Quindi, siccome appunto noi trattiamo attività produttive di beni e servizi e il referente per la gestione di tutti i procedimenti che riguardano appunto l'esercizio di un'attività, la costruzione di un'attività, quindi dalla sua nascita fino a durante l'esercizio, è lo sportello unico, quindi di conseguenza sono sicuramente esclusi dall'ambito di applicazione tutti quei casi esclusi già dal DPR 160 del 2010. I dubbi interpretativi su che cosa, dove nascono? Nascono soprattutto se sono soggetta ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizi che sono gestiti da enti pubblici, sempre esempio l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche. Ora, qui volutamente la circolare non ha dato una risposta. Perché? Perché si è lasciata la libertà alle regioni di poter decidere rispetto a quello che è l'assetto delle competenze nel rilascio di tutti i titoli abilitativi, ricompresi nell'AUA, e quindi le regioni hanno in qualche modo, alcune come dire, sono, hanno aderito a, que, alla, alla, a far come dire, espletare anche i procedimenti che afferiscono appunto a questa tipologia di impianti, invece altre praticamente hanno ritenuto necessaria l'esclusione. Qui vi ho riportato anche una serie praticamente di indicazioni che chiaramente non è esaustiva, soltanto quelle che sono state indicate da alcune autorità competenti, per esempio il caso della Regione Piemonte, della Regione Campania, oppure il caso per esempio della Regione Veneto. Tornando un po' indietro, volevo soltanto indicarvi che tra le altre esclusioni noi sappiamo che appunto gli impianti sono esclusi dall'AVA gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, gli impianti sottoposti a VIA, laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento di VIA è già un provvedimento, quindi sempre nella VIA regionale, perché con l'introduzione dell'articolo 27 bis nel decreto legislativo del codice dell'ambiente, abbiamo praticamente il provvedimento che viene rilasciato è comprensivo di tutti quanti gli altri atti, oltre a quelli ambientali, anche di tutti quanti gli atti necessari appunto per l'esercizio dell'attività. Risultano essere escluse chiaramente
anche alcune tipologie di procedimenti che sono caratterizzati da una specialità e da una loro unicità, e come dicevo prima, anche tutti i procedimenti che non sono compresi nel, diciamo, nel DPR 160. Per quanto riguarda invece il caso di obbligatorietà o facoltatività dell'AVA, qui bisogna fare una precisazione. Anche la circolare ha chiarito che l'AVA, diciamo, è sempre obbligatoria, cioè non è che viene lasciata la facoltà al gestore di decidere se avvalersi o meno dell'AVA. Ma quando, diciamo, la regola generale è che l'obbligo di fare richiesta dell'AVA ogni qualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione e il rinnovo di uno di almeno dei titoli compresi nell'articolo 3, prevede soltanto due eccezioni, e sono quelle previste nell'articolo 3,3, cioè secondo cui il gestore si può decidere di non avvalersi dell'AVA quando l'impianto è soggetto esclusivamente a comunicazione o autorizzazione di carattere generale. E questo vale anche se noi abbiamo praticamente più, più comunicazioni o più, diciamo, autorizzazioni. Non lo so, per esempio, se abbiamo una comunicazione di impatto acustico, oppure una comunicazione a carattere, diciamo, generale, oppure una comunicazione di recupero di rifiuti, in questo caso qua praticamente noi abbiamo che viene lasciata la facoltà al gestore di non aderire appunto all'AVA. Inoltre, un'altra, diciamo, casistica è quella che riguarda l'articolo 7,1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali, alle emissioni, anche nel caso in cui l'impianto sia soggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'AVA. Qui lo vediamo più chiaramente vedendo proprio, diciamo, le situazioni che si sono presentate dal momento in cui praticamente è entrato in vigore il DPR 59 del 2013. Quindi l'AVA va obbligatoriamente richiesta quando vi è un nuovo stabilimento, un impianto, un'attività produttiva prima della costruzione e del suo successivo esercizio, sempre in caso di trasferimento, quindi viene richiesta sempre, fatte salve le due eccezioni che abbiamo detto prima. Inoltre, allo scadere del primo titolo, praticamente, quindi allo scadere di uno, la richiesta di AVO deve essere fatta sempre quando diciamo, ricomprende l'autorizzazione agli scarichi di cui alla lettera A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lettera C e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di cui alla lettera F. Inoltre, quando viene a scadere una comunicazione e l'attività è soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, perché non si tratta di uno di quei casi di prima, in quel caso lì praticamente vi è l'obbligatorietà di richiedere appunto l'AVA. L'AVA è ancora, diciamo, obbligatoria anche nei casi in cui, diciamo, vi è sempre una richiesta di modifica, sostanziale. Ritornando un po' al caso dell'articolo 7,1, qui, diciamo, faccio una precisazione. In caso di scadenza dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del codice ambiente, l'adesione può essere rinnovata senza richiedere l'AVA anche nel caso in cui l'impianto è soggettato ad altre autorizzazioni ancora efficaci e vigenti. Quindi il legislatore ha voluto rilasciare l'autonomia, la facoltà ancora, diciamo, al gestore di poter ricorrere all'adesione, perché si tratta appunto di una procedura semplificata. Un altro, qui vi ho riportato un quadro sinottico dove sono ricomprese nella colonna a destra i casi appunto di obbligatorietà, quindi per gli scarichi obbligatori, abbiamo detto per le comunicazioni non è obbligatorio se ricorrono più comunicazioni, e così anche per esempio è obbligatorio nel caso del nulla osta di impatto acustico, oppure nel caso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivati dal processo appunto di depurazione in agricoltura. Vediamo invece il ruolo proprio diciamo, la distinzione tra l'autorità competente e l'autorità procedente. Il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale, di cui ne ritiene appunto diciamo, la responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico. Mentre all'autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endo procedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza. Cosa succede? Nel caso in cui noi abbiamo soltanto un'AVA, praticamente, che cosa succede? Il ruolo del SUAP interviene nella fase iniziale e nella fase finale.
Mentre praticamente, perché poi diciamo la gestione proprio procedimentale spetta all'autorità competente perché l'unico titolo è appunto l'AVA. Nel caso in cui invece, diciamo, oltre all'AVA vi sono tutta una serie di altri titoli abilitativi, come per esempio che riguardano la materia urbanistica, prevenzione incendi, altre discipline, quindi stiamo nel caso proprio dell'articolo 7 del DPR 160, il ruolo del SUAP è il ruolo, diciamo, di responsabilità procedente per tutto l'intero procedimento. Un'altra riguarda la distinzione. L'AVA viene adottata dall'autorità competente che la trasmette al SUAP, ma il SUAP non è che deve fare una mera trasmissione al gestore, deve fare un proprio atto autonomo in cui praticamente è comprensivo delle prescrizioni di carattere ambientale riportato nel provvedimento diciamo, adottato dall'autorità competente e nel caso in cui, diciamo, vi sono anche altri titoli non ambientali che sono stati per esempio diciamo, come dire, rilasciati durante la conferenza di servizi, diciamo, il provvedimento di conclusione della conferenza di servizi diciamo, comprende tutti quanti questi atti. Quindi, quello che voglio dire, allora, se c'è la conferenza di servizi, nel caso di conferenza di servizi che comprende tutti gli atti, la motivazione di conclusione positiva viene, diciamo, deve essere rilasciata appunto dal SUAP. Nel caso in cui c'è soltanto l'AVA praticamente viene adottata appunto dall'autorità competente e viene trasmessa al SUAP che la deve rilasciare con un proprio atto autonomo, sempre nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 7 del DPR 160, la deve lasciare in un atto autonomo che praticamente trasmette sia al gestore, ma per conoscenza deve essere trasmesso anche all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale. Questo è un passaggio molto importante perché praticamente che cosa succede? Molte autorità competenti hanno denunciato, diciamo, hanno denunciato anche il fatto che loro trasmettono il provvedimento al SUAP, ma il SUAP non lo rilascia immediatamente all'autorità, al gestore. E molto spesso, addirittura in alcuni casi, è stato denunciato che passano mesi per il rilascio del provvedimento da parte del SUAP. E che cosa succede? Succede questo, che molto spesso i gestori si rivolgono all'autorità competente. Il rilascio è solo ed esclusivamente da parte del SUAP, non solo, ma è importante perché per quanto riguarda la decorrenza dell'AVA, che vale per 15 anni, i tempi di decorrenza vengono calcolati dal momento in cui e viene rilasciato praticamente il provvedimento da parte del SUAP. Io non so se sono Sì, sforato i tempi, stiamo un po' Paola, mi sforando, però dici un se puoi po' andare verso le personalmente. conclusioni, così. Allora, vado verso le conclusioni, vi volevo soltanto segnalare, già sull'assetto delle competenze ne ho già parlato prima, vi volevo soltanto segnalare, per esempio, che per quanto riguarda la fase dei controlli, come dicevo prima, la Regione Umbria, per esempio, ha proprio, è nella linea di quelle regioni che ha considerato appunto l'AVA una norma, diciamo, a carattere procedimentale, quindi non ha tolto esclusivamente, diciamo, quelle che sono le competenze che sono in capo ai singoli soggetti, diciamo, competenti in materia ambientale. Infatti, vi ho messo appunto questa delibera della Regione Umbria del 2019, dove è scritto i soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostitutivi dell'AVA, ha elencato quali sono e dice gli stessi soggetti sono deputati anche al controllo degli aspetti di propria competenza, per cui ha elencato qual è, diciamo, di propria competenza in particolare e ha definito anche come devono essere fatti questi controlli, le modalità, le competenze che spettano ad ognuno dei soggetti competenti. Io per adesso mi taccio, scusate se sono andata troppo oltre, passo la parola a Massimo Pugioni. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Pina per la tua assolutamente esaustiva introduzione e illustrazione dei risultati del monitoraggio che sicuramente ci aiuta. Il mio intervento stamattina vuole approfondire alcuni dettagli relativi alla gestione procedimentale dell'AVA, soprattutto per quanto riguarda la gestione in conferenza di servizi. E chiaramente stiamo parlando di una
di un'autorizzazione, cioè di una normativa che ormai è in vigore da tanti anni, quindi non facciamo proprio una, come dire, un'alfabetizzazione, non lo affrontiamo come se fosse un argomento nuovo, ma andiamo a individuare alcuni punti, e soprattutto di carattere pratico-applicativo, che ci possono essere utili nella gestione di questo tipo di procedimenti. Allora, per quanto riguarda il coordinamento tra la disciplina contenuta nel DPR 59 del 2013 e quella della conferenza di servizi, sappiamo che il decreto legislativo 127 del 2016, che è il decreto legislativo che ha riformato completamente l'istituto della conferenza di servizi, introducendo la conferenza asincrona e quindi distinguendo la conferenza asincrona da quella sincrona, che è intervenuto, quindi vedete, 3 anni dopo il varo della normativa sull'AUA, ha modificato, ha raccordato il DPR 59, precisando che i rinvii agli articoli dal 14 al 14 quinquies della legge 241, ovunque ricorrano, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza dei servizi introdotta dal 127 del 2016. Questa in realtà è una norma di coordinamento trasversale che non riguarda solo l'AUA, che ci dice: guardate, ovunque la norma faccia riferimento agli articoli che disciplinano la conferenza dei servizi, si deve intendere automaticamente riferita alla nuova disciplina. Mentre quello che è stato espressamente modificato sul DPR 59 nell'articolo 4 è il rimando al fatto che la conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241 del 90. Allora, qui la precedente formulazione del DPR 59 del 2013 è stato un pochino un antesignano della conferenza asincrona, perché inizialmente prevedeva che la conferenza di servizi venisse convocata. E ricordiamo, in precedenza la conferenza era sempre sincrona, e i soggetti competenti potevano non intervenire alla conferenza dei servizi se avevano espresso precedentemente un parere positivo. Questo non è stato altro che un'anticipazione di quella che poi è diventata la conferenza asincrona. In pratica, io qui ho riportato uno specchietto per aiutarci a capire quando è necessario gestire la conferenza dei servizi e quando no. Allora, l'articolo 4 del DPR 59 del 2013 distingue due fattispecie: quella in cui l'AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, e quella in cui gestiamo procedimenti che hanno un termine superiore a 90 giorni, che sostanzialmente in ambito AUA riguardano l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del codice dell'ambiente. Allora, quando siamo al di sotto dei 90 giorni o fino a 90 giorni compresi, la norma ci dice che la conferenza di servizi si indice sempre tutte le volte che sussistano le condizioni di quell'articolo 14,2 della 241, oppure quando le norme regionali o settoriali prevedono la conferenza di servizi. Nello specifico, l'articolo 14,2 ci dice che la conferenza di servizi è sempre indetta quando è prevista l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi gestori di beni o servizi pubblici. Sappiamo che su questo esistono, diciamo, delle applicazioni non del tutto omogenee su tutto il territorio nazionale, nel senso che secondo una possibile lettura di questa norma fatta propria da alcune regioni, è necessario che ci siano, oltre all'atto di competenza dell'amministrazione procedente, una pluralità di atti di assenso di competenza di più di un'amministrazione esterna oltre a quella precedente, scusate. Mentre secondo un'altra chiave di lettura di questa stessa disposizione è sufficiente che oltre all'amministrazione precedente ci sia almeno un'altra amministrazione coinvolta con un altro atto di assenso. Vi dico questo perché ogni qualvolta si verificano queste circostanze, è obbligatorio indire una conferenza di servizi che si svolge nel termine di cui all'articolo 14 bis per la tutela di interessi sensibili, perché parliamo chiaramente di materia ambientale, nel termine di 90 giorni.
mentre negli altri casi, quando la conferenza dei servizi appunto non fosse obbligatoria, si segue il procedimento così come disciplinato dall'articolo 4 del DPR 59 del 2013. Ora, l'AUA di per sua natura è un atto in cui io ho già, perlomeno se ho un procedimento unico, o sicuramente il SUAP, o sicuramente l'autorità competente che è la provincia, salvo diversa disciplina regionale, o i soggetti competenti in materia ambientale. Quindi in tante realtà regionali l'indicazione che si dà è che alla luce di fatto dell'articolo 14,2 della legge 241 del 90, la conferenza dei servizi si applica sempre, perché c'è una pluralità di atti di assenso con una pluralità di soggetti coinvolti. Ma questa non è una regola generale, nel senso che soprattutto nelle realtà in cui all'articolo 14,2 della 241 si dà l'interpretazione di più almeno due atti di assenso di competenza di due distinte amministrazioni oltre all'amministrazione precedente, potrebbero esserci dei casi in cui la conferenza dei servizi non viene indetta. Quando invece siamo sopra i 90 giorni, la conferenza dei servizi è sempre obbligatoria nel termine di 120 giorni. Dopodiché, ancora per quanto riguarda il raccordo tra la disciplina della conferenza di servizi e la disciplina specifica del DPR 59 del 2013, noi rileviamo che nell'articolo 4 del decreto del DPR 59 la norma prevede un termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza per effettuare la verifica di completezza formale della documentazione e per eventualmente chiedere la regolarizzazione. Questo un po' si scontra col fatto che la disciplina invece della conferenza di servizi prevede che la conferenza sia indetta entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, dopodiché, dalla data di indizione, le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo per segnalare la necessità di eventuali integrazioni da richiedere all'interessato. La FAQ numero 51 sulla conferenza dei servizi pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica ci chiarisce che nel caso in cui si applica la conferenza dei servizi, prevale il termine di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241, che è di 15 giorni. Pertanto, il termine di 30 giorni si applica solo quando non ci fosse una conferenza di servizi. Questa, se volete, è una chiave di lettura abbastanza generale, nel senso che è una regola generale il fatto che quando il procedimento segue la strada della conferenza dei servizi, quindi quando viene indetta la conferenza dei servizi, tutte le specificità relative a termini, tempistiche, sequenze procedimentali previste nelle singole norme di settore vengono meno, perché si applica a tutti in maniera orizzontale la disciplina della conferenza dei servizi, che è da intendersi un po' come speciale rispetto alla disciplina ordinaria che è prevista nella norma di settore. Come in tutte le conferenze di servizi, la regola è che la conferenza sia svolta ordinariamente in modalità semplificata, in modalità asincrona e in forma semplificata. Prima Pina diceva appunto che è stata rilevata un'anomalia relativamente ad alcune regioni in cui si è rilevato che sistematicamente in caso di AUA si procede alla conferenza in forma simultanea. Questo non è, diciamo, in qualche modo del tutto conforme a quello che ci dice la 241, a meno che non ci troviamo in presenza di disposizioni specifiche regionali che hanno stabilito che il procedimento di AUA sia tra quei procedimenti complessi per cui si rende opportuno l'esame diretto, diciamo, in una seduta simultanea, perché la regola è quella che la conferenza viene indetta in forma asincrona, a meno che non sia particolarmente complesso appunto il procedimento, per cui si procede direttamente in forma sincrona. Si può arrivare a svolgere la seduta in modalità sincrona anche successivamente alla conferenza asincrona, quando questa non fosse risolutiva nei casi previsti dalla 241. In particolare, una discrepanza
discrimine che crea un po' di problemi applicativi è il fatto se nel procedimento è compresa solo l'AUA o se nel procedimento è compresa l'AUA più altri titoli abilitativi. Perché quando abbiamo il procedimento unico SUAP canonico, in cui ho un aspetto ambientale unito ad altri aspetti di altra natura, come un aspetto edilizio, un aspetto di prevenzione incendi, autorizzazione di carattere igienico-sanitario, magari, in quel caso la conferenza dei servizi è indetta dal SUAP e l'AUA confluisce nella determinazione motivata di conclusione della conferenza. Quando invece io ho un procedimento in cui l'unico titolo abilitativo richiesto è l'AUA, in questo caso la conferenza è indetta e gestita dall'autorità competente, quindi dalla provincia, salvo diversa autorità stabilita in sede regionale, che adotta l'AUA e la trasmette al SUAP per il rilascio. Allora, giusto perché ho visto anche una domanda prima. Allora, a rigore parlando, se il SUAP funziona bene, a mio modo di vedere, quando parliamo di procedimento che comprende solo l'AUA, dovremmo parlare di un'attività per l'esercizio della quale è necessaria solo l'AUA, perché in virtù del principio di unicità del procedimento SUAP, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di un intervento per l'esercizio di una determinata attività devono essere richiesti nell'ambito di un procedimento unico, quindi contemporaneamente. Quindi io posso avere di fatto un procedimento che comprende solo l'AUA quando per esercitare una determinata attività io ho bisogno solo dell'AUA. Mentre se non è corretto, secondo me, ma questo dipende molto anche un po' da come viene gestito il procedimento unico a livello di SUAP, scindere e chiedere prima l'AUA e poi eventualmente gli altri titoli abilitativi necessari, perché questo è un po' contro quel principio di unicità del procedimento che sta alla base del funzionamento del SUAP stesso. Va bene, sì, questo ovviamente riusciamo a rilevarlo tanto più, come dire, in maniera efficace quanto più abbiamo anche, voglio dire, delle checklist a livello di SUAP che mi aiutano a individuare i titoli abilitativi necessari per una determinata iniziativa imprenditoriale, perché dove avessi semplicemente una domanda di AUA, anche il SUAP avrebbe difficoltà a dire per te è necessario anche un altro titolo abilitativo voglio dire, se la modulistica è fatta solo per compartimenti abbastanza stagni. Ad esempio, nell'ambito della regione Sardegna da cui provengo io, è molto raro il caso di un procedimento che comprenda solo l'AUA, proprio perché l'imprenditore viene guidato a individuare tutti i titoli abilitativi di cui ha bisogno ed è molto difficile che abbia bisogno esclusivamente dell'AUA, quindi è un caso che non capita quasi mai. E anche perché, diciamo, la normativa regionale sarda è molto pregnante su questo, prevede anche l'obbligo di chiedere tutti i titoli abilitativi contemporaneamente. Allora, nel caso in cui il SUAP indice la conferenza dei servizi, quindi nel caso in cui io ho sia l'AUA che altri titoli abilitativi e quindi un procedimento unico canonico, il SUAP indice la conferenza di servizi, quindi io ho sia l'AUA che altri aspetti. Qui è, diciamo, il caso un po' più critico anche dal punto di vista di gestione del procedimento da gestire, perché ho come una matriosca, cioè io ho un procedimento unico SUAP che prevede un provvedimento unico che è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e che comprende tutti i titoli abilitativi, all'interno del quale ho un'AUA che è a sua volta titolo unico e che sostituisce tutti i singoli titoli abilitativi ambientali sostituiti dall'AUA stessa. Ho due coordinatori in qualche modo e due titoli unici uno dentro l'altro. Però anche in questo caso teniamo sempre presente che valgono le regole generali della conferenza dei servizi. Quindi il DPR 59 ci dice che l'AUA da un lato sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale. Quindi se io ho ad esempio un nulla osta acustico, un'autorizzazione agli scarichi all'interno dell'AUA, io non mi aspetto di avere sia l'atto di autorizzazione agli scarichi che il provvedimento di AUA, perché è un effetto sostitutivo. Se
Salendo di un gradino, diciamo, nella bambola più esterna della matrioska, se vogliamo rimanere nella metafora che vi ho fatto, io ho una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che è adottata dal SUAP, che a sua volta sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza dei soggetti che partecipano alla conferenza di servizi stessa. Quindi, io di provvedimento in realtà qui ne ho solo uno, che è la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che sostituisce anche l'AUA sulla base della determinazione che viene comunque trasmessa dall'autorità competente nell'ambito della conferenza di servizi indetta e gestita dal SUAP. Quello che vi voglio dire qui è che benissimo possibile, cioè che i singoli atti di competenza delle singole amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi non hanno un'efficacia, una validità autonoma, ma ce l'hanno solo nel momento in cui il SUAP rilascia il provvedimento unico conclusivo, ovvero la determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ben può succedere che l'istruttoria ambientale sia assolutamente favorevole e che quindi la provincia adotti l'AUA nella forma della determinazione prevista nell'ambito della conferenza dei servizi e la trasmetta al SUAP. Ma poi quel procedimento, in realtà, per motivi magari di pareri negativi, di espressioni negative trasmesse da altri soggetti, come possono essere, ad esempio, i Vigili del Fuoco, il MIBAC, altri soggetti coinvolti nel medesimo procedimento, in realtà si concluda con una determinazione negativa e che quindi quell'AUA di fatto non venga mai rilasciata, nonostante l'autorità competente si sia espressa favorevolmente e abbia adottato l'atto. Questo perché all'interno di un procedimento unico tutto si conclude in maniera univoca con la determinazione motivata di conclusione del procedimento. Dopodiché, per quanto riguarda i soggetti coinvolti nella conferenza e i servizi SUAP, non dovrebbero esserci assolutamente, non dovrebbero esserci assolutamente dubbi sul fatto che il SUAP debba coinvolgere sia la provincia che i soggetti competenti, anche se in alcune realtà territoriali, diciamo, come indicazione è stato dato il fatto che il SUAP è vero che trasmette la documentazione contemporaneamente sia all'autorità competente, quindi sia alla provincia che ai singoli soggetti competenti in materia ambientale, ma coinvolge nella conferenza di servizi solo la provincia. Questo è legato in qualche modo ad una considerazione. Se il SUAP coinvolge nella conferenza di servizi contemporaneamente sia l'autorità competente all'adozione dell'AUA che i soggetti competenti in materia ambientale, io mi ritrovo di fronte una conferenza di servizi in cui il tempo a disposizione per trasmettere le determinazioni coincide tanto per i soggetti competenti in materia ambientale quanto per la provincia. E quindi, sostanzialmente, se uno di questi soggetti competenti in materia ambientale non si esprime nel termine, la provincia, quando parlo di provincia, tenete presente, diverse autorità competenti, chiaramente, si ritrova alla scadenza dei termini della conferenza asincrona di fronte alla necessità di esprimersi sull'AUA senza magari aver acquisito il parere di uno dei soggetti competenti in materia ambientale, ma se non lo fa, come dire, va tutto in silenzio, ha senso anche la propria posizione. Quindi, per questo in tanti hanno previsto che anche quando la conferenza di servizi decisoria è indetta dal SUAP, l'autorità competente possa, in alcuni casi debba comunque coordinare i singoli soggetti competenti con una conferenza di servizi di natura istruttoria. Questo in qualche modo l'articolo 4 del DPR 59 ce lo suggerisce, anche se non ci parla della doppia conferenza di servizi, ci dice che la provincia ha comunque un ruolo di coordinamento dei singoli soggetti competenti. Qualcuno ha previsto una conferenza di servizi istruttoria
interna rispetto alla conferenza dei servizi decisoria gestita dal SUAP. Qualcun altro invece l'ha risolta così, prevedendo che alla conferenza di servizi decisoria viene coinvolta solo l'autorità competente, e dopodiché è l'autorità competente che si preoccupa di acquisire i singoli pareri dei soggetti competenti in materia ambientale che sono necessari per il rilascio dell'AUA. Io chiaramente non ho la pretesa di darvi qui una soluzione definitiva del problema, vi dico solo alcune soluzioni che sono state, diciamo, adottate nel territorio. Sappiamo, ecco, questo argomento l'ha anticipato un po' anche Pina, che le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni in termini di assenso o dissenso e queste determinazioni devono essere congruamente motivate. In caso di dissenso devono indicare in modo chiaro le eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso, anche perché sul fatto che il dissenso sia superabile o non superabile, come dire, poi si apre un bivio nella gestione della conferenza dei servizi da parte del SUAP, perché se il dissenso non è superabile, si procede direttamente all'emissione di una determinazione conclusiva che produce gli effetti di cui all'articolo 10 bis, mentre nel caso di determinazione negativa superabile, si potrebbe procedere con la conferenza, con la seduta sincrona per cercare di superare questo dissenso. In ogni caso, la mancata comunicazione de delle determinazioni entro il termine perentorio indicato equivale ad assenso senza condizioni. Quindi vige la regola del tacito assenso, per cui se un'amministrazione non ha fatto pervenire la propria determinazione nei termini della conferenza asincrona, si considera acquisito l'assenso, tranne i casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione Europea prevedono la necessità di provvedimenti espressi. Ecco, questo è uno dei punti, diciamo, in cui c'è più diciamo, ci sono più dubbi, perché non esiste a tutt'oggi un elenco delle autorizzazioni che sono previste da parte della normativa europea per cui non si possa applicare il silenzio assenso. Intanto, l'ho saltata questa slide, ma una cosa ve la voglio dire. La norma lo prevede espressamente questa clausola di riserva sugli atti autorizzatori previsti dalla normativa europea, lo prevede espressamente nella conferenza asincrona, non lo cita nella conferenza sincrona, nel senso che ci dice si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni. Allora, esistono a mia conoscenza alcune realtà territoriali in cui questa discrasia viene interpretata nel senso che nella conferenza sincrona viene considerato acquisito l'assenso anche per gli atti espressi previsti dalla normativa europea se l'amministrazione non si esprime, non partecipa alla conferenza sincrona. Personalmente, ma è un'opinione del tutto personale, io ritengo che in realtà il principio sia identico nei due casi, nel senso che la disposizione che ci dice che io non posso considerare acquisito per silenzio assenso un atto previsto dalla normativa europea discende dal principio di prevalenza delle disposizioni europee sulla normativa statale di forma, per cui dove la disciplina europea prevede la necessità di un atto assenso, non può la normativa statale prevedere una forma di silenzio assenso, per cui anche se non lo avesse richiamato nella conferenza asincrona, si sarebbe applicato comunque e quindi si applica, a mio parere, anche alla conferenza asincrona. Ad ogni modo, sicuramente il silenzio assenso si può considerare acquisito per tutti i casi in cui la norma anche statale non prevede un'autorizzazione, che prevede quindi una comunicazione o un'autorizzazione di carattere generale, mentre per quanto riguarda le autorizzazioni espresse, non v'è dubbio che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di quell'articolo 269 sia imposta dalla direttiva europea e quindi che non si possa applicare il silenzio assenso. Il nulla osta di impatto acustico e l'autorizzazione per l'utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura sono disciplinati da due direttive europee,
rispettivamente, vedete, sono indicate nella slide che poi comunque troverete nella pagina del webinar. Ma il punto qual è? Non basta che ci sia una direttiva europea che disciplina la materia. Occorre, per essere escluso il silenzio assenso, che la normativa europea da cui discende l'autorizzazione prevede espressamente la necessità di un'autorizzazione. Quindi, se noi andiamo a leggerci queste due direttive europee, non sembra che la direttiva imponga la forma dell'autorizzazione. Qualche dubbio c'è sull'autorizzazione allo scarico, perché la direttiva 91-271 CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, dice: gli stati membri provvedono affinché lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie e impianti di trattamento sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche. Qui ci sono due scuole di pensiero, ancora non abbiamo, ripeto, come dire, un elenco ufficiale delle fattispecie soggette a silenzio assenso o no. Alcune regioni l'hanno interpretata in maniera restrittiva, per cui comunque solo il fatto che la direttiva europea disciplini la materia e preveda regolamentazioni e/o autorizzazioni, tanto basta per escludere il silenzio assenso. Alcune altre regioni invece hanno interpretato in maniera più ampia, per cui il fatto che sia la direttiva preveda regolamentazioni e o autorizzazioni l'hanno interpretato nel senso che non impone necessariamente un'autorizzazione e quindi di fatto si può applicare il silenzio assenso. Io comunque nelle slide per semplicità vi ho riportato vi ho riportato qui uno specchietto in cui sono riportate tutte le singole autorizzazioni o titoli, scusate, titoli abilitativi per meglio dire in materia ambientale, dove vi riporta la normativa di riferimento, il regime amministrativo, se si applica il silenzio assenso oppure no in conferenza di servizi, la validità del singolo titolo quando acquisito, diciamo, secondo quello che prevede la norma di settore. Perché ricordiamo l'AUA vale sempre 15 anni, e anche la colonna con l'obbligo di AUA per ognuna di queste fattispecie. Quindi vedete, questo credo che possa essere sicuramente utile nella gestione anche delle conferenze di servizi. Dico ancora due parole, poi vediamo di vedere un paio di domande prima di chiudere. È un argomento che ha già affrontato Pina su quando appunto deve essere richiesta l'AUA. Ecco, due parole sulla modifica, volevo dirvi. Qui il DPR 59 prevede come dire, due gradini, due livelli, la modifica non sostanziale o la modifica sostanziale. Allora, quando la modifica è sostanziale e il gestore dell'attività lo sa già che la modifica è sostanziale, presenta una nuova istanza di AUA per modifica e si seguono le regole come per il primo rilascio dell'AUA. Se la modifica invece il gestore ritiene che non sia sostanziale, la comunica all'autorità competente, cioè la comunica all'autorità competente per il tramite sempre chiaramente del SUAP. Dopodiché, nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, la modifica si intende non sostanziale e può essere apportata. Se invece l'autorità competente, cioè nel termine di 60 giorni, ritiene che la modifica sia sostanziale, nonostante sia, diciamo, il gestore non abbia chiesto un'autorizzazione, ma abbia trasmesso una comunicazione, allora gli impone di richiedere un'autorizzazione. E quindi gli impone insomma la necessità di una nuova autorizzazione. Sulla modifica sostanziale e non sostanziale, guardate, non è chiarissimo, bisogna fare riferimento alle singole normative di settore, quindi alle singole discipline degli scarichi, dell'acustica, delle emissioni in atmosfera che ci possono aiutare a capire quando una modifica non è sostanziale, oppure alle direttive date dalle singole regioni, perché la norma è abbastanza generica. Per quanto riguarda il rinnovo, la norma ci dice che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. È importante che la si presenti almeno 6 mesi prima, perché quando lo si fa,
E se l'AUA non fosse rilasciata in tempo, l'attività può comunque proseguire fino al rilascio della nuova AUA. Se invece la si chiede in ritardo e non viene rilasciata entro la scadenza, alla scadenza di fatto l'impresa non è più autorizzata a continuare ad esercitare. Una semplificazione che tanti hanno previsto ed adottato è che non sia, anche in caso di rinnovo, necessario ripresentare documenti che sono stati già presentati in fase di primo rilascio dell'AUA se non è cambiato niente, sia nell'attività che ovviamente nella normativa settoriale. La voltura non è disciplinata dal DPR 59, ma tante regioni hanno previsto come semplificazione il fatto che la voltura in realtà sia una semplice comunicazione come dire, discrezionale. In caso di voltura non c'è proprio niente, è semplicemente un'esigenza che nasce da un negozio tra privati, perché se c'è l'esigenza di volturare, evidentemente c'è stato un avvicendamento nella conduzione dell'azienda e conseguentemente è sufficiente che il gestore comunichi al SUAP e per il tramite del SUAP all'autorità competente il fatto che alla ditta X è subentrata la ditta Y. Non è neanche necessario, come dire, adottare un atto per prendere atto di questo, è semplicemente una comunicazione di cui si prende atto. Alcune regioni hanno previsto invece un regime autorizzatorio, eventualmente con silenzio assenso. Io mi fermerei qui come trattazione, vediamo se c'è qualche domanda Sì, a cui Massimo, io riusciamo ho già diciamo, qualcosina. Allora, rispondere. Tu per la caso, Pina, hai prima visto domanda, qualcosa? la fattispecie della modifica non sostanziale in alcuni casi può comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione previgente. L'aggiornamento è una casistica che comporterebbe obbligatoriamente la richiesta di AVA, concorda? Allora, qui già Massimo ha delineato bene. Allora, noi abbiamo, se vogliamo proprio semplificare tutto il concetto, abbiamo due situazioni. Nel caso di modifica non sostanziale, praticamente in quel caso non vi è rinnovo dell'AVA, ma vi è solo un aggiornamento e l'AVA continua, diciamo, i tempi, continuano i vecchi tempi che c'erano prima praticamente, perché c'è solo un aggiornamento. Quindi se stiamo che mancano 7 anni, mancheranno 7 anni. In caso di modifica sostanziale, praticamente, invece vi è una nuova AVA a tutti gli effetti, e in quel caso la decorrenza dell'AVA vale di nuovo per 15 anni, perché di fatto è stata richiesta una nuova AVA, praticamente. È chiaro che, come diceva Massimo prima, le situazioni vanno viste caso per caso e va valutato un po' prudentemente da parte del soggetto competente che deve rilasciare, diciamo, quel titolo o per quale vi è quella modifica sostanziale, perché ci possono essere anche dei casi che la modifica rispetto ad una parte dell'impianto in realtà può essere ritenuta non sostanziale, però se quell'emissione con l'insieme di tutto lo stabilimento superano i limiti di soglia, quella modifica che era stata considerata prima, non, diciamo, da parte del gestore valutata non sostanziale, può diventare invece una modifica sostanziale. Quindi va verificato caso per caso. Però ecco, proprio il caso generale è: se c'è solo modifica semplice, non c'è un rinnovo dell'AVO. Se invece c'è una modifica sostanziale, un rinnovo dell'AVO a tutti gli effetti. Per quando scorro un attimino perché avevo. Allora. La domanda, Sì, dunque, sulla anch'io stavo voltura hai già leggendo un risposto tu, pochino. Massimo, già l'hai detto quella sulla voltura. Per esempio, un'altra domanda, la domanda Sì. numero 6, Poi dunque, ancora in corso di. Vai. ecco, ne ho letto, vabbè, se vuoi io ne ho letto una adesso allora, l'adozione dell'AUA da parte dell'autorità competente può avvenire con semplice parere conclusivo, comprensivo di tutte le risultanze istruttorie e della conclusione della conferenza dei servizi o deve necessariamente avvenire mediante atto, determinazione dirigenziale, considerando che il SUAP poi emetterà l'atto finale, determinazione dirigenziale. Allora, sulla forma dell'atto la norma è abbastanza generica, nel senso che il 241, stiamo chiaramente parlando qui del caso in cui il SUAP indice la conferenza dei servizi e quindi la provincia
L'autorità competente comunque non governa direttamente l'adozione dell'atto perché è coinvolta in una conferenza di servizi gestita dal SUAP. La 241 ci dice che i soggetti coinvolti nella conferenza asincrona trasmettono le proprie determinazioni, quindi la forma dovrebbe essere quella di una determinazione, ma ciò non toglie che non è un atto con autonoma efficacia e validità, nel senso che è un atto che fino a quel momento è un atto interno in cui, che l'autorità competente trasmette al SUAP, che acquisirà efficacia solo se il SUAP emetterà una determinazione conclusiva favorevole, come vi dicevo prima. Sì, Pina, tu nel l'aspetto frattempo sto stavi leggendo quella di prima, la vedendo. 6, no? Allora, dice sul singolo titolo abilitativo tra quelli previsti dall'articolo 3,1 del DPR 59 del 2013, chi tra autorità competente e soggetto competente ha la responsabilità nel merito dell'autorizzazione? Allora, tutte e due hanno la responsabilità perché effettivamente, dice, come dicevamo prima, l'ho specificato io e l'ho chiesto anche Massimo, le competenze, diciamo, non sono state mutate per i singoli soggetti competenti in materia ambientale. Chiaramente, cosa succede? Che qui dipende anche dal riparto delle competenze. Se per esempio l'autorità competente è competente anche per diciamo, uno dei rilasci dei titoli abilitativi, quindi in quel caso diciamo, è l'una e l'altra, quindi abbiamo un titolo che viene rilasciato per esempio dalla provincia, però nel caso in cui diciamo, la competenza spetti ad un altro ente, chiaramente è la responsabilità dell'ente che deve dare il proprio parere, non è la responsabilità, non ricade sull'autorità competente. Dunque, poi c'era l'altra domanda che ho visto, la 14, fatto un po' così: nel caso di AVA solo emissioni, ai sensi dell'articolo 169, la conferenza di servizi viene convocata dall'autorità competente. Il soggetto competente, la regione, può rilasciare un parere con le prescrizioni oppure adottare un proprio atto previa acquisizione parere ARPE ASP che andrà a confluire nell'AVA? Beh, certo, qui dipende dalla normativa di settore che cosa prevede, cioè nel senso che se per quel parere sono necessari chiaramente anche quello dei pareri istruttori anche da parte dell'ARPE e dell'ASP, è chiaro che il parere completo comprende anche tutti quegli altri singoli pareri. L'autorità competente non può rilasciare un parere se, diciamo, di sua competenza, se spetta nella sua complessità ad un altro soggetto competente. E poi non lo so, Massimo, vedi tu se c'era. Sì, se no. Importante secondo me, scusami se giusto sempre rimanendo qui, è che si tenga conto che a prescindere dalla forma con cui la regione, in questo caso, o comunque il singolo soggetto competente in materia ambientale, trasmette il proprio parere, è comunque un atto interno. È esattamente come il discorso che facevo prima nella conferenza dei servizi del SUAP, cioè quello che non si può fare è che la regione emette un provvedimento di autorizzazione 269 valida a prescindere. No, quello diventa comunque a prescindere dalla forma che gli dà, diventa un atto interno che non ha nessuna efficacia nei confronti della ditta e che è solamente prodromico al rilascio dell'AUA nelle forme previste, perché è l'AUA che sostituisce quel provvedimento giuridicamente, cioè io non posso avere un effetto sostitutivo e poi uno dei pezzi però ha un'efficacia sua propria. Diventano, come dire, atti istruttori per il rilascio dell'AUA, che a sua volta potrebbe essere un pezzo del rilascio del provvedimento unico SUAP. Non so se è un discorso un po' astratto, però concretamente è così. Ma direi che adesso non mi ricordo. Comunque, in ogni caso, noi le domande, anche alle domande a cui non abbiamo fatto in tempo a rispondere. Daremo una risposta magari nel prossimo webinar di approfondimento o comunque per iscritto come sempre, però le risposte le diamo tutte. Prima ne ho visto una, poi chiudiamo. Che chiedeva che tipo di responsabilità ha il SUAP in caso di omessa convocazione della conferenza da parte della provincia, ove spetti a quest'ultima in ragione dell'assenza di titoli ulteriori rispetto all'AUA.
Beh, se siamo nei casi di cui all'articolo 4,7, cioè l'AUA è l'unico titolo abilitativo richiesto, lì chiaramente il DPR 59 ci dice che l'indizione della conferenza dei servizi spetta alla provincia. Nel caso in cui l'ente competente non indice la conferenza dei servizi, deve provvedere il SUAP in via subordinata? Io direi di no, perché spetta alla provincia, cioè spetta all'autorità competente. Non è prevista una, come dire, un ruolo suppletivo del SUAP. Io direi, Paola, che ci Sì, siamo siamo nei tempi. come Nel per la frattempo chiusura. vedo che scrivono molti che vogliono questo approfondimento sull'AUA. Io avrei questa proposta. Se volete far parte del gruppo di lavoro e proporre appunto il quesito, l'approfondimento sull'AUA, ricordatevi queste specifiche che sono presenti nella slide, in modo tale che se ne può parlare in maniera più approfondita sulla voltura dell'AUA, dicevo. Dunque, mandate questa mail a ponsemplificazione@formez.it con tutti questi dati, così come appaiono nella slide. Mi raccomando, dettagliate i vostri quesiti nel modo più preciso possibile, in modo tale anche specificando magari la normativa regionale, perché tra regione e regione alcune cose possono cambiare. A questo punto, oltre a ringraziarvi veramente per la vostra partecipazione, siete stati veramente tanti e tante le domande sono arrivate, ringrazio anche i nostri relatori, l'ingegner Massimo Pugione e la dottoressa Giuseppina Russo. Lascio loro gli ultimi saluti. E grazie a tutti voi, ci risentiamo presto. Grazie, grazie e buon lavoro. Aspettiamo, diciamo, di Grazie, rivederci poi buona nel giornata a gruppo di tutti. lavoro. Grazie.